Io sono Mr. Clevra, 41 anni, romano, mi divido tra arte e ingegneria e dormo pochissimo e produco tantissimo. Dipingo da orientativamente 15 anni in strada, la colpa è solo ed esclusivamente di Omino 71, sia ben chiaro. E Omino all'inizio è stato un fulmine a ciel sereno e mi ha buttato a capofitto nella street art, ero molto indeciso sulla cosa, ma poi non mi sono fermato. Facciamo coppia da tanto con tanti progetti, e uno tra questi è stato proprio il progetto della piccola Maria, e un progetto che è nato grazie a Agata. Agata è la committente ed è quella che ha finanziato tutto quanto in maniera privata. Lei è la proprietaria del Necci, il caffè Necci è un locale storico di Roma, del Pigneto, e lei ha voluto contattare inizialmente Omino, poi ha contattato me, poi Maupal e ci ha dato a ognuno la possibilità di dipingere un'opera come argomento Pasolini, in quella zona dove lui ha vissuto e lavorato. Problema grosso, che faccio io? Cioè, la mia iconografia come si sposa con Pasolini, visto che non sapevo nulla di lui, sapevo pochissimo. Mi fu consigliato di vedermi il film dal Vangelo secondo Matteo. Dopo pochissimi secondi dall'inizio del film, fotogramma centrale, volto di Maria, metto pausa, faccio la perfezione. Mi sono innamorato, ho detto iconografico questa, perfetta. Vado da Agata e faccio: Agata, il soggetto è questo. Cioè, dove lo vuoi fare? Io stavo lì per strada con lei, punto un muro lì dove l'ho fatta, poi faccio: beh, quel muro lì in alto, quella scritta nera, mi piacerebbe tanto, perché tu arrivi dalla strada e bam, te la trovi che piano piano la strada ti si apre e tu ne vedi un pezzettino e piano piano me la sto immaginando. E mi fa lei col suo accento francese: e Clevra, che ti devo dire, adesso troviamo la signora, gli citofoniamo. La signora passa lì in quel momento e fa: ah, ragazzi, sì, t'ambia anche tutta quanta io, ma me ce fa un bel disegno? Dicevo: sì signora. Agata si gira, mi guarda e mi fa: hai visto? Tutto, niente succede a caso. Il giorno dopo arrivo e c'avevo questa parete stupendamente bianca. Per me occhi, naso e bocca sono un triangolo che tu, se trovi qualcosa che ti piace, rimani bloccato. Una cosa che ho curato tantissimo sono proprio gli incarnati. E una chicchettina è che negli occhi ci sono tutti i colori. Cioè l'iride ha tutti i colori che avevo a disposizione. Cioè il rosso, il giallo, il verde, il marrone, il viola. E gliel'ho riempito tutti quanti. E da lontano non si percepisce, cioè si vede da vicino. Soltanto un gioco di stile, volevo vedere come sarebbe uscita fuori. Nel bozzetto iniziale avevo fatto una piccola variante, nel nimbo dorato doveva esserci scritta tutta l'Ave Maria con la mia calligrafia. Il problema è che non avevo una scala sufficientemente alta e non avevo calcolato che il tetto su cui lavoravo era leggermente inclinato, e quindi quando lavoravo sul bordo la scala comunque tendeva sulle macchine che erano parcheggiate sotto, quindi due fattori: rischio e soffro di vertigini. Quindi ha detto: semplifichiamo e metto le sigle iconografiche MPOV della Madonna. Quel pezzo penso di averlo fatto in un giorno e mezzo, un sabato e una domenica, e mi è venuto proprio di getto. Sono stato contattato da persone che si sono messe a piangere. E nel caso di Maria era un ragazzo molto giovane e che mi disse, scrivendomi in privato, io non sono credente, però quando sono arrivato lì davanti non me l'aspettavo, ho pianto e mi vergognavo di piangere così tanto.
e non è la prima persona a cui succede, quindi sono contento che le mie opere suscitino dei sentimenti positivi e anche negativi, eh? Cioè molto spesso anche le mie opere, quelle a altezza uomo, vengono sfregiate quasi subito e spesso sugli occhi, quindi la trovo anche questa una cosa molto bella, perché vuol dire che quegli occhi ti hanno infastidito.